Festa grande sabato scorso per i 50 anni di sacerdozio di padre Giuliano Viabile. All'interno della Basilica di San Paterniano, i parroci della diocesi, insieme ai confratelli e alla presenza di Monsignor Giovanni Tonucci, hanno celebrato la Santa Messa. È stata una bella celebrazione perché erano parecchi. Abbiamo anche molto cantato. Ho approfittato di questa occasione per far sentire ai preti e ai nostri religiosi ovviamente queste melodie del nuovo messale, sperando che qualcuno, dopo averle sentite, le possa usare, perché quando apriamo il messale ogni tanto vediamo qualche pentagramma, forse a qualcuno dà anche fastidio, non lo so. Comunque io ho approfittato per farli sentire e anche per ovviamente abbellire la liturgia. Nato il 27 agosto del 1946 a Frontale di Apiro, in provincia di Macerata, padre Giuliano, alla fine della celebrazione, ha ricordato il suo lungo percorso vocazionale. È iniziato tutto con un incontro, ero bambino, con un frate cappuccino. C'è il canto che dice: era un giorno come tanti altri, ma quel giorno lui passò. Ecco, è passato attraverso questa figura che io, guardando, mi venne questa, diciamo così, vocazione per essere anche io come lui. Sai, il Signore si serve di tante cose, anche delle cose più stupide. È così che io, alla fine della quarta elementare, ho chiesto di entrare in seminario. Finite le scuole elementari e quelle medie e dopo numerosi spostamenti dovuti ai vari anni di studi, il 7 agosto del 1971, padre Giuliano, all'età di 24 anni, è stato ordinato sacerdote proprio nel suo paese natale. Una volta ordinato, ecco, sono stato di nuovo a fermo come vice direttore di questo seminario e così poi mi sono spostato a Macerata nella parrocchia. E qui i superiori mi hanno chiesto di andare a Loreto per poter fare l'organista, dove sono rimasto per la bellezza di 33 anni, per suonare tutte le liturgie del santuario. Lì ho messo su un coro professionista. Fino a quando, nell'agosto del 2019, padre Giuliano, su direzione dei superiori di Loreto, arriva nella Basilica di San Paterniano, dove tuttora è rettore. Qui vorrei, anche qui, fare di San Paterniano qualcosa di bello, anche sotto il lato musicale, ecco, con un coro, e riprendere un'attività musicale. In conclusione, che cosa le ha colpito di Fano una volta arrivato? La gente, alla fine della messa, rimaneva tutta in basilica. Questo mi ha colpito subito, perché a Loreto, appena detto la messa viene andata in pace, in 20 secondi si svuotava la basilica. E io, a vedere tutta questa gente qui a cantare il brano finale, mi ha sorpreso. Dico: ma guarda un po' che bello. Dico, ecco, è stata una cosa veramente stupida. Però lì per lì, già la prima domenica, mi ha fatto notare qualcosa di diverso.